Consigliere Formenti, è stata approvata la programmazione negoziata, lei ha relazionato su questo, ci sono due strumenti in particolare, quali sono? Allora, prima di entrare nel merito dei due strumenti che lei sta, diciamo, menzionando, mi preme dire che questa legge che abbiamo appena approvato, il PDL 85, è un PDL che va a sostituire una legge ormai datata da oltre 15 anni del 2003 e che aveva all'interno di sé quattro strumenti che però erano quasi totalmente disapplicati, anzi, a parte gli accordi di programma che in un certo senso venivano utilizzati forse in modo inappropriati, gli altri avevano, diciamo, esaurito la loro azione e la loro efficacia sui territori. Con questo PDL abbiamo introdotto invece quattro nuovi strumenti. Oltre all'introduzione di questi quattro nuovi strumenti, abbiamo anche semplificato questa legge di negoziazione in modo tale che gli enti che dovranno applicarla poi troveranno delle agevolazioni anche da un punto di vista normativo nell'applicazione. Quattro gli strumenti che sono stati inseriti: l'Arest, che è una scommessa perché è uno strumento nuovo, particolare, poi abbiamo la QST e poi abbiamo l'accordo locale semplificato e l'accordo di rilancio economico sociale territoriale. L'accordo semplificato naturalmente è un accordo di programma con le semplificazioni, cioè quegli accordi di modesta entità che prima venivano inseriti negli accordi di programma, quelli generali, ma che in effetti non hanno la necessità di avere tutta quella parte burocratica, quindi saranno molto più rapidi e veloci. Per i comuni questo? Per i comuni. E la regione che ruolo ha, proprio in sintesi? La regione ha quello di, appunto, di essere catalizzatore e negoziatore su questi accordi, in modo tale che i territori che hanno, diciamo, sono i principali attori, trovino soddisfazione su questi accordi che i territori hanno bisogno.